Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per spiegare quelli che sono i principi di Chatelier, dei principi validi in chimica per l'equilibrio chimico. Avevo già fatto un video a riguardo sull'equilibrio chimico dove avevo parlato anche dei principi di Chatelier, il fatto è che non li avevo spiegati accuratamente e il video si sentiva un po' male e quindi ecco un video a parte dedicato unicamente ai principi di Chatelier. E vediamo un po' di che cosa si trattano. Allora, prima di tutto, cosa sono questi principi? Ebbene, questi principi, i principi di Chatelier, descrivono come all'equilibrio chimico, diciamo, l'equilibrio chimico può essere modificato, può essere alterato al modificarsi di pressione, temperatura e concentrazioni delle componenti dell'equazione chimica. Ora, in tutto questo, la costante di equilibrio nella reazione rimarrà sempre invariata tranne quando va a variare la temperatura. Quando varia la temperatura, allora varia anche la costante di equilibrio, altrimenti quello che varia è il quoziente di reazione. Ora io prenderò un esempio unico, ovvero una reazione all'equilibrio a caso, per esempio iodio che si combina con idrogeno. E questo forma all'equilibrio acido iodidrico. Questo sia corretto. Sì, così è corretto. Fantastico. Noi abbiamo questa reazione all'equilibrio. Noi possiamo introdurre quello che è, cosa succede fondamentalmente se vado a modificare le concentrazioni. Beh, se vado a modificare le concentrazioni, il concetto è molto facile. In pratica, se vado a aumentare quella che è la concentrazione dei prodotti, la reazione va a spostarsi verso i reagenti. E ora, voi sentirete spesso durante questo video il termine si sposta. Si sposta è un altro modo per dire è favorita la creazione di. Quindi, se io vado ad aumentare, per esempio, i prodotti, la reazione non è più all'equilibrio perché ci sono più prodotti rispetto che ai reagenti. E per tornare all'equilibrio, quello che fa la reazione è favorire la produzione di reagenti. Di conseguenza, la reazione si sposta, è più favorita, dà più attenzione ai reagenti. E se io, per esempio, in questa reazione vado ad aumentare l'idrogeno, quindi io scrivo, per esempio, metto un 2 qui davanti per rendere l'idea. Ciò significa che abbiamo più reagenti e di conseguenza è favorita la produzione di prodotti. E questo è fondamentalmente molto semplice. Per la seconda categoria, che è la pressione, è anche in questo caso abbastanza facile. Quello che dobbiamo ricordarci è fondamentalmente, diciamo, non è tanto ricordarci, è come dobbiamo analizzare l'equazione, cioè dobbiamo bilanciarla correttamente senza fare errore a riguardo. Noi sappiamo che in una reazione chimica, più in particolarmente quelle reazioni dove sono presenti componenti gassose, sappiamo che, immaginandoci che qua sia tutto gassoso ovviamente si indica con una G bassa. Se vado ad aumentare la pressione, la reazione si sposta verso dove sono presenti meno moli. In questo caso però particolare, ora andiamo a spiegarle con calma. Nel caso appunto in cui io dovessi andare ad aumentare la pressione, ripeto, la reazione si sposta verso dove ci sono meno moli. Nel caso in cui dovessi diminuire la pressione, la reazione si sposta verso dove ci sono più moli. In questo caso particolare, se io aumento o diminuisco la pressione, la reazione rimane sempre lì, cioè è comunque all'equilibrio, perché come potete vedere in questo caso cioè, abbiamo lo stesso numero di moli sia da un lato sia dall'altro, abbiamo lo stesso numero di moli di reagenti e di prodotti e di conseguenza siamo sempre lì, non si sposta da nessuna parte, la reazione rimane sempre all'equilibrio. Ma ora andiamo avanti parlando di che cosa? Parlando della temperatura. La temperatura è un concetto che può sembrare un po' intrinseco, può sembrare un po' complesso, ma in realtà vi assicuro che non lo è per niente. Ora, la temperatura va a introdurre il concetto di calore, quindi
quello che in chimica viene indicato con la lettera Q, ma un po' dappertutto, anche in fisica viene indicato con la lettera Q. E il calore di solito viene aggiunto alle reazioni chimiche come se fosse un componente stesso della reazione. Quindi se dovessi aggiungere calore ai reagenti, io dovrei scrivere un Q qui, come per dire che sto aggiungendo calore ai reagenti. Logicamente non è una componente, cioè non è un elemento questa Q, è semplicemente un modo per dire che sto aggiungendo calore ai reagenti. Ora, prima però di definire dove aggiungere calore, dobbiamo prima capire se la reazione è esotermica o endotermica. Che cosa significano queste definizioni? È molto semplice. Se la reazione è esotermica, significa che rilascia calore nell'aria. Per esempio, bruciare il legno scatena una reazione esotermica, perché io sto bruciando il legno e sto rilasciando, tramite la combustione, dell'energia nell'ambiente sotto forma di calore e luce. E di solito in quel caso quello che viene definito come delta H, ovvero l'entalpia del sistema, mi sembra l'entalpia, delta H, nel caso in cui noi dovessimo avere un sistema, diciamo sì, una reazione esotermica, un sistema esotermico, allora in quel caso noi avremo il nostro delta H minore di zero. Nel caso in cui noi dovessimo avere una reazione endotermica, ovvero che assorbe calore, allora la nostra entalpia dovrà essere maggiore di zero. E adesso andiamo a definire il tutto. Nel caso in cui noi dovessimo avere appunto, volevo dire, cioè se posso farvi un esempio di sistema endotermico, possiamo immaginarci le piante quando fanno la fotosintesi clorofilliana, che prendono energia dall'esterno, appunto per iniziare la sintesi. Ma ora basta fare esempi e andiamo ai fatti, cioè come modificare il tutto. Bene, se noi sappiamo che la nostra reazione, per esempio, è esotermica, quindi con un delta H minore di zero, come facciamo a modificare il nostro calore? Una volta che abbiamo specificato che la reazione è esotermica, dobbiamo porci la domanda: stiamo aumentando o diminuendo la temperatura? Se la stiamo aumentando, allora il calore va aggiunto ai prodotti. Se invece la stiamo diminuendo, allora il calore va aggiunto ai reagenti. E questo cosa significa? Ora, è sbagliato utilizzarlo in questo modo, però voi potete pensarlo così. Quando aggiungete Q da qualche parte, voi potete pensarlo come un componente in più, un elemento in più nella reazione, e di conseguenza potete riutilizzare lo stesso concetto delle concentrazioni che abbiamo detto prima. Nel caso in cui, ripeto, stiamo aumentando la temperatura in un sistema con una reazione esotermica, quindi con un delta H minore di zero, e stiamo aumentando la temperatura, significa che il calore va aggiunto ai prodotti, il che significa che la reazione si sposta verso i reagenti, cioè è favorita la produzione dei reagenti. Caso contrario, ovviamente, se in un sistema con una reazione esotermica abbassiamo la temperatura, il calore va aggiunto ai reagenti ed è favorita la produzione dei prodotti. Nel caso della reazione endotermica, quindi con un delta H maggiore di zero, in questo caso possiamo dire che il contrario di quello che ho appena detto nella temperatura. Quindi se la reazione endotermica, quindi prende calore dall'ambiente, se dovessi aumentare la temperatura, allora il calore va aggiunto ai reagenti e di conseguenza è favorita la produzione di prodotti. Caso contrario, se dovessi diminuire la temperatura, il calore si aggiunge ai prodotti e di conseguenza è favorita la produzione di reagenti. E questo è fondamentalmente, ragazzi, non c'è molto da dire. Poi logicamente ci sono quelle situazioni. Ora io lo scriverò in questa reazione anche se è sbagliato, ma voi prendetelo con le pinze, nel senso, prendete quello che vi sto dicendo solo per capire, non andate a guardare, diciamo, il pelo nell'uovo, ecco. E ora immaginiamoci di avere una reazione
in cui nei prodotti, a volte l'avrete sicuramente visto, c'è un componente che solitamente è l'idrogeno che se ne va. C'è un componente che se ne va, che di solito è l'idrogeno. Ora, immaginiamoci che questa reazione non è bilanciata, o meglio, sì, è bilanciata, però c'è un componente che continuamente se ne va e quindi ci sono meno moli da una parte della reazione. Di conseguenza, in questo caso, si crea un ciclo infinito in cui la reazione in pratica cessa di essere all'equilibrio, perché in questo caso in cui un componente se ne va, si disperde nell'ambiente, questo significa che la reazione proverà, o meglio, si proverà, sì, no, appunto, la reazione proverà a tornare all'equilibrio favorendo la produzione di prodotti, però questo non può farlo perché riscontrerà sempre il problema dell'idrogeno che se n'è andato. E quindi è favorita appunto la produzione di prodotti, però l'idrogeno appunto non c'è più e di conseguenza non si può fare niente per quello, ormai è andato. E quindi si crea questo ciclo infinito della reazione che è continuamente spostata verso i prodotti nel tentativo di creare più prodotti che purtroppo non si possono più creare perché l'idrogeno se n'è andato via nei prodotti. E quindi c'è questo ciclo infinito che porterà alla fine a un'inevitabile fine dell'equilibrio chimico. E questo, ragazzi, fondamentalmente, senza perdere troppo in chiacchiere, sono i principi di Chantelier. Ora, dirò delle informazioni bonus perché sì, queste informazioni bonus sono i catalizzatori e gli inibitori, e sono molto facili, ve lo assicuro. Che cosa sono? Allora, in una reazione i catalizzatori sono quei componenti chimici che vanno a diminuire l'energia di attivazione di un reagente. Cosa significa questo? Significa che se dovessi avere un reagente, magari guarda, vi faccio un grafico brutto solo per farvi capire. Immaginiamoci che qui abbiamo l'energia di attivazione, ok? E qui sotto, non lo so, il tempo, prima cosa che mi viene in mente. Immaginiamoci che noi abbiamo un reagente R, che magari fammelo fare in un altro colore, il nostro reagente R che ha un'energia di attivazione, una certa energia di attivazione. Una volta che inseriamo in un determinato tempo T il nostro catalizzatore, quello che succede è che l'energia di attivazione si abbassa sempre di più. Questo cosa significa? Significa che in questo momento il reagente richiederà meno energia per trasformarsi in un prodotto. Nel caso dell'inibitore, invece, è il caso esattamente opposto. Nel caso in cui io dovessi introdurre in una reazione presente appunto un reagente con una determinata energia di attivazione per reagire, io vado ad introdurre un inibitore e quello che succede è che si aumenta l'energia di attivazione, quindi sarà più complesso, si richiederà più energia per creare il prodotto. I catalizzatori di solito nelle soluzioni chimiche sono utilizzati per velocizzare la produzione di prodotti. E boh, ragazzi, fondamentalmente ho detto tutto. Questo è, se avete dei dubbi o cose che non vi sono chiare, chiedete tranquillamente nei commenti. E con questo è tutto. Ci possiamo rivedere in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.